premio ex aequo, e cambiamo argomento, per Falcone di Asola e Gonzaga di Castiglione, al concorso Ciacche Sisam. Centinaia di studenti coinvolti nell'iniziativa che ha visto promuovere il valore dell'acqua. Vediamo. Centinaia di giovani coinvolti in un corale inno al valore dell'acqua. Ciacche Sisam ha colto nel segno, stimolando decine di classi degli istituti scolastici dell'Alto Mantovano e del Basso Garda alla creazione di cortometraggi incentrati sulla risorsa, la preziosità, l'unicità dell'acqua. La partecipazione e la qualità degli elaborati hanno decretato il successo del concorso promosso da Sisam, primo premio ex aequo per la quarta AS del Falcone di Asola e un interclasse del Gonzaga di Castiglione, che vincono un viaggio al CERN di Ginevra. Seconda la prima AS del Falcone di Asola, terza classificata, la quinta del Bazzoli di Desenzano. La commissione è stata veramente entusiasta dal numero di partecipanti e dalla qualità veramente dei prodotti che hanno elaborato. Veramente hanno messo al centro dell'attenzione di questo, era diciamo anche l'argomento, proprio l'acqua in toto in generale, e veramente hanno fatto degli elaborati che sono straordinari e ci sono stati in imbarazzo tutti i commissari, perché sarebbero dovuto premiarli tutti, ecco, perché hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. È stata veramente un'esperienza molto interessante, una grande opportunità per i ragazzi di approfondire questa tematica, di capire quanto sia una tematica globale ma anche locale, che quindi coinvolge e investe le loro vite, e quindi anche per fare un percorso non soltanto di conoscenza scientifica, di approfondimento scientifico su aspetti veramente non conosciuti dell'acqua, ma anche di cittadinanza, di coscienza civile. Unica, preziosa, sottovalutata, imprescindibile. Ogni classe ha scelto un'accezione differente. Noi abbiamo lavorato sull'importanza di una goccia d'acqua, dall'importanza di questo bene che si vede anche solamente in una goccia. Abbiamo anche lavorato sull'unicità di ognuno di noi all'interno del gruppo, che ha generato appunto il progetto sul fotografare una piccola goccia d'acqua cadente. Io ho voluto comunicare, insieme ovviamente a tutto il mio gruppo, che l'acqua è un bene fondamentale, che l'acqua rappresenta la vita e senza ovviamente non potremmo fare nulla. È sottovalutata l'importanza dell'acqua secondo te? Sì, secondo me attualmente è molto sottovalutata l'importanza dell'acqua, perché ce l'abbiamo disponibile ad ogni secondo, ogni minuto, perciò pensiamo anche che sia una risorsa infinita, quando invece non lo è una risorsa limitata. Noi abbiamo voluto sensibilizzare le persone sul fatto che l'acqua non è un bene che ci sarà per sempre e che è in continua diminuzione, dunque abbiamo voluto elaborare un cortometraggio che spieghi come gli studenti nel futuro potrebbero vedere l'acqua, ma anche in generale a tutte le persone.